that tutu, running out here through my pro, bouncing on 24. And beep beep, that tutu. Uè ragazzi, come va? Spero tutto bene. Io sono Kino e oggi vi voglio portare il video sull'affettatrice Vindertech. Perché vi porto questo video qua? Perché ho visto che nei commenti me l'avete chiesto in tantissimi, siete tutti curiosi. Io potrei anche fare un paragone in questo video tra l'affettatrice e la Masamune e mi concentrerò specialmente su queste due spade per questo video, più sull'affettatrice, però vedremo nel complesso anche qualche piccolo miglioramento. Dunque, con questo aggiornamento la parte importante non è tanto l'arma che andremo a utilizzare quanto più il setup di eroi che andremo a mettere. Io me lo sono già preparato qui per voi e vi anticipo già che mi sono preso come primario Fiona Bianco Accecante. Perché uso lei? Perché mi dà, come potete vedere se mi fa visualizzare, incrementa il livello critico di spade, asce e falci del 45%. Quindi se anche la nostra spada ha una probabilità, diciamo, bassa, un po' bassina, riusciremo ad alzarla tantissimo e fare un po' di male. Comunque, anche se ha il 10%, incrementa il livello critico del 45%, insomma, diciamo che fa abbastanza. Adesso andremo a vedere in partita puntualmente quanto ci darà. Mi lancio in una missione al 100 e vi faccio vedere anche come mi sono equipaggiato questo eroe. Gli ho messo la tecnica ombra, che rigenera il 2,7% di scudo al secondo. Poi i danni d'arma da mischia fornisce un assassinio fino a un massimo di 5. Carica rapida, quindi le eliminazioni con armi da mischia danno 7,5 di energia. I colpi critici con armi da mischia applicano 30% di trappola e tormento. E il fumo infinito e ali del drago. Queste due perk le ho messe per avere comunque un po' più di varietà con ninja, per riuscire a usare anche le abilità. Come ben sapete è importantissimo cercare di calibrare quanto più possibile il nostro eroe con cui stiamo giocando. Certo, possiamo potenziarlo tantissimo, ma noi andremo a provare l'eroe così com'è. Detto questo, ci vediamo direttamente in missione. Allora raga, eccoci qua. Mi sono craftato l'affettatrice, la Masamune ce l'ho qua. E già che ci siamo, proveremo anche il pugnaleone. Innanzitutto c'ho già delle api che mi pushano. Volevo farvi vedere un paio di cose. Aspetta che ci sbarazziamo di tutta sta gente. Ok. Quanta gente. Essendo ad energia è molto buona contro quegli elementali, no? Anche se contro quelli di natura sarebbe meglio usare la Masamune. Perché io dico che la spada migliore è senza ombra di dubbio la Masamune? Per l'ultima perk, semplicemente ogni 5 colpi, se vedete, fa l'esplosione. Un'esplosione che danneggia tanto il zombie intorno e lo stesso zombie. Il che è molto comodo, specialmente quando ti pushano in mucchio, raga. Quando vi pushano in tantissimi zombie, fare questa piccola esplosione, diciamo che se non li uccide li lascia quasi one shot, ok? Però diciamo che anche l'affettatrice Vindertech è un'ottima alternativa, specialmente se messa ad energia, possiamo utilizzarla come una spada ad energia. Andiamo a paragonare un po' le loro statistiche. Allora, il pugnaleone, premetto che non ha perk di danno e di danno critico, però se vedete le statistiche ha una probabilità del 27,5%. E prima era molto più basso, prima di questo aggiornamento, un po' si è incrementato, non è niente di che. Io con questa spada punto più alla velocità per farmi piccoletti, un po' per divertimento, diciamo. La Masamune, se vedete, ha una probabilità colpo critico, arriva al 50%, quindi in teoria un colpo su due entra critico. Mentre l'affettatrice Vindertech, stessa cosa, un danno del 185%, 185 anche qua. Infine, se voi guardate, raga, il danno per secondo abbiamo 39.000 contro un 51.000 contro la Masamune e 68.000 contro il pugnaleone, perché ha l'attacco molto più veloce, diciamo, no? Quindi non basatevi solo esclusivamente sul danno per secondo su molte armi, non è importante quanto più guardare l'arma nel complesso, diciamo. Ecco, proviamo a farci tutti questi zombie con l'accampamento. Se vedete, col pugnaleone faccio fatica comunque, anche se mi pushano in quantità, mentre se switcho la Masamune... Ok, ecco lo smasher, voglio provare a farmelo con l'affettatrice visto che è d'acqua. Aia, vediamo chi la scamperà, eh. Vabbè dai, pushami un po'. Vediamo il tormento con la spada.
Non è tantissimo, però. Fa molto molto male l'affettatrice, no? Cioè, quando gli entra critico il colpo, veramente gli fa malissimo. Poi con questo ninja è veramente facile sopravvivere, in quanto con lo scudo, tutte le spade, la cosa che ci ridà lo scudo ogni kill che facciamo con la spada. E se avete anche problemi vi consiglio di utilizzare una perk per la vita. Io mi sento di usare lo squarcio, no? Un po' più potenziato, l'ombra un po' più potenziata, così ho più un misto. Mettiamola così. Facciamo un paragone con la Masamune, se riesco a trovare un altro smasher, magari. Uno con l'affettatrice. E uno con la Masamune, più o meno. Sono molto molto simili. Vabbè, un altro smasher d'acqua, qua mi dicono fallo col pugnaleone. Ecco, pugnaleone è un po' difficile. L'ho fatto! Mi pushano in quantità. Il cazzo che dorme, se lo merita. Ok raga, ecco il cucciolo lì che dorme. Adesso lo andiamo a disturbare con la Masamune. È solo che... vabbè, è un po' in alto. Aia, inseguimi. Vedete l'esplosione, come anche si vede molto, e questi due alla fine erano già one shot. Beh, che dire, a me sembrano pressoché molto molto simili. Non so voi cosa ne pensiate. Certo, la Masamune è sempre una spanna sopra, ma... dunque raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Volevo fare un piccolo paragone tra queste due spade e comunque farvi vedere che pressoché non è che cambia tantissimo, eh. Certo, la Masamune ha quella perk particolare, però anche l'affettatrice Vindertech è un'ottima alternativa, specialmente d'energia, visto che la Masamune è di fuoco, così l'abbiamo più versatile verso tutti gli zombie. E ci tengo anche a sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti, come sempre vorrei leggervi in tantissimi. E che dire raga, se volete supportarmi come creatore vi basterà inserire KinoTV nell'item shop di Fortnite. Io vi ringrazio di aver guardato questo video fino a qui, godiamoci questa Storm Chest insieme. Mostri della nebbia. Li voglio fare tutte e due con le spade. Vedete come li tolgo, mamma mia. Molto molto simili, raga. Ogni volta che le cambio, provo una, provo l'altra, mi sembrano, a parte la perk della Masamune, mi sembrano molto molto simili. Io vi ringrazio di aver guardato questo video. Ci vediamo domani, non dimenticate, perché sono in trepida attesa di portarvi un sacco di novità. Grazie mille a tutti, raga. Ah raga, dimenticavo che oggi c'è stato l'aggiornamento per chi fosse interessato. Ci abbiamo Wildcat Quadrifoglio, andiamo a vedere il bonus insieme, perché non me lo ricordo a memoria. Ogni 45 eliminazioni ottieni una carica per la granata frammentazione, ottimo come bonus per il maestro di granate mitico. E in più, quello che era il trifoglio, adesso si chiama Sottecchi, ok, col bonus dei raggi laser dal Teddy. Anche questo, se vi interessa, vi conviene prendervelo. Spero che abbiate l'oro, perché hanno aggiunto che possiamo tenerne quante ne vogliamo. Quindi raga, prossimamente farò un altro video su come farmare oro, perché ho trovato un altro metodo abbastanza interessante. Magari lo menzionerò in un altro video o ve lo farò sapere in un'altra maniera, non vi preoccupate. Detto questo, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella.